Uomini e donne, Maria potrebbe cambiare l'ida verso il ritorno, Gemma non rischia. Maria De Filippi potrebbe cambiare il cast di Uomini e Donne nel corso della prossima edizione del dating show che prenderà il via a settembre 2023 su Canale 5. L'appuntamento continua a essere uno dei più seguiti del pomeriggio Mediaset, in grado di appassionare una media di circa 3 milioni di spettatori al giorno e toccare punte del 28% di share. Nel corso della prossima edizione, però, la conduttrice potrebbe apportare una serie di cambiamenti legati al cast del Trono Over. Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e Donne è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset 2023-2024. Ancora una volta i vertici Mediaset torneranno a puntare sulla trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che tutti i giorni appassiona una media di quasi 3 milioni di fedelissimi. Un successo che non conosce limiti, quello di Uomini e Donne, in grado di registrare ottimi numeri anche in streaming online. Intanto si pensa già a quella che sarà la prossima edizione del dating show e alle novità che la padrona di casa potrebbe apportare nel cast del programma in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Per la nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe attuare delle modifiche al cast. In bilico potrebbe finire Armando Incarnato, che quest'anno si è ritrovato al centro delle polemiche. Complici le accuse della dama Aurora, Armando si è ritrovato messo alla berlina, la dama ha sostenuto che il cavaliere avesse fatto i provini per partecipare al Grande Fratello VIP. Accuse che Armando ha rigettato al mittente, anche se nel corso di queste settimane ci sono state accese critiche, tali da mettere in discussione anche la veridicità della trasmissione di Canale 5. Per tale motivo Armando potrebbe essere punito. Tra quelli che non rischiano il posto nella prossima edizione di Uomini e Donne.